Eccoci sempre insieme qui, carissimi, all'interno della nostra consueta rubrica medicinaregionelazio.it, dove si parla interamente di benessere, medicina, prevenzione, salute a 360 gradi, in compagnia di tanti professionisti di riferimento. E oggi sono in compagnia di una dottoressa, patologo clinico, nonché agopuntore e nutrizionista della scuola Genesis. Parleremo nello specifico di idrocolon, cos'è, in cosa consiste questo trattamento, evidenziandone la sua importanza e aspetti che ci condurranno anche un po' al futuro. E affronteremo il tutto assieme alla dottoressa Giovanna Orlando. Benvenuta all'interno della nostra rubrica. Ciao Riccardo, un saluto a tutti. Salve dottoressa Orlando, un saluto a lei e agli ascoltatori. Dunque, idrocolon, cos'è, in cosa consiste questo trattamento? Allora, innanzitutto una tecnica molto antica, lo facevano già al tempo degli egiziani e anche ai tempi nostri, almeno i miei, nel cambio di stagione, quando mamma ci dava o la purga o ci faceva il clistere. Oggi l'idrocolon è una specie di clistere, però ha una tecnica, diciamo, viene fatta con delle apparecchiature, e sicuramente se il clistere veniva fatto con l'introduzione di un po' di acqua, qualche litro di acqua nel colon, dove restava per un po' di tempo, quindi agiva solo nella parte finale del colon, questa apparecchiatura, l'idrocolon, funziona con una tecnica simile, ma comunque più scientifica, più all'avanguardia. Ecco, quindi stiamo parlando di una tecnica comunque molto antica, che al tempo degli egiziani, forse anche prima. Per esempio gli indiani la fanno spesso perché conoscono l'importanza dell'idrocolon, perché questo lavaggio praticamente è un lavaggio dell'intestino, e quindi va a liberare da feci e da tutte le endotossine, esotossine che ci sono nel colon, e ripristina quella che oggi si chiama microbiota, che prima si chiamava flora intestinale. Ecco. Che è un, diciamo, è, io lo chiamo l'intestino, il centro del nostro benessere o comunque della nostra malattia. Siamo tutti pienamente d'accordo, dottoressa, perché l'intestino è importante, e quando si verificano problemi a livello intestinale, anche piuttosto gravi, insomma, non c'è bisogno di dire altro. No, ma il problema è che, essendo l'intestino il centro della salute, i problemi che può dare non sono solo problemi che interessano, sono legati proprio all'intestino, ma possono essere legati anche a malattie molto importanti, molto più importanti, quale un'intolleranza, quale un'atopia, con allergie, dermatiti, può dare problemi di obesità. Certo. Problemi, che è una cosa che interessa penso tutti oggi, perché l'obesità è un momento, colpisce, esatto, sempre purtroppo più persone. Un microbiota alterato, con una carenza di un germe particolare che è l'Alkermansia, da un problema di obesità. Ecco, dottoressa, vorrei insomma anche evidenziare ulteriormente tutto questo, dicendo appunto, tramite poi specifici esami intestinali si può andare a ricercare, a evidenziare una problematica piuttosto che un'altra. Volevo invitare tutti coloro che sono in ascolto, sintonizzati con noi, che stanno seguendo la nostra rubrica, ad approfondire e condividere tutto questo tramite i canali, i profili social, strumenti importanti di riferimento che daremo insieme a conclusione dell'intervista. Ecco, facciamo un salto in avanti, un focus ulteriore, perché insomma spesso si parla di questo trattamento come di altre cose in altri ambiti, ma spesso non si è veramente consapevoli, non se ne afferra veramente l'importanza nel quotidiano. Perché l'idrocolon è importante nella sua globalità, e quali sono altri aspetti importanti da sottolineare, come lei conduce il suo lavoro in tal senso? Allora, l'idrocolon praticamente pulisce l'intestino da feci e da tutti quelli che sono, possono essere parassiti, possono essere altri germi, possono essere tossine. Ripristina, o meglio disinfiamma quella che è la mucosa intestinale, ripristina il sistema immunitario, e quindi c'è una possibilità
di guarigione o di non ammalarsi, dipende poi da quello che è. Non è assolutamente invasivo, perché viene messa una cannula nel retto che è collegata all'apparecchio attraverso due tubi, uno piccolino da cui entra acqua e l'altro più grande dove contemporaneamente all'entrata dell'acqua escono le feci e tutto quello che c'è. Quindi non è invasivo, non è doloroso, può dare un po' di fastidio soprattutto se c'è una disbiosi, quindi un alterato rapporto fra i vari germi che vivono praticamente. Questi germi non sono negativi per l'uomo, ma sono presenti in tutto il corpo e soprattutto a livello intestinale, perché l'intestino sono 300 metri quadri, quindi sono 300 metri quadri di dove si appoggiano questi germi e dove c'è il sistema immunitario. Quindi tenerlo pulito vuol dire aumentare anche le difese ed evitare patologie anche importanti come il cancro. Ecco, ed è una cosa, dottoressa, un trattamento, dottoressa Orlando, che dovremmo fare un po' tutti noi, come si effettua magari periodicamente altri tipi di pulizia, di trattamenti. Sì. Perché non sottoporci all'idrocolon? Alla fine ne va della nostra salute, del nostro benessere, e avere un intestino pulito e sgombro da feci, anche residui, perché residui organici, certo, si depositano, è il logico, cibo stesso, non può far altro che bene. Questo è un monito in positivo che vogliamo dare a coloro che ci ascoltano, insomma, fare maggiore, sì, attenzione. Normalmente si dovrebbe, chi non l'ha mai fatto dovrebbe fare almeno 3 sedute a distanza di una settimana una dall'altra, e almeno ogni 6 mesi una seduta, cioè pulire come noi ci laviamo la faccia, ci laviamo i vestiti, dovremmo lavare anche il nostro intestino. Si fa anche una pulizia dei denti, no? Esatto, ogni 6 mesi in parallelo, per rendere ancora, restituire ancora per maggior chiarezza. Benessere. Ecco, per andare un po' più nel concreto, quanto può costare in genere? Quanto costa una seduta, un trattamento di idrocolon, dottoressa? Allora, io posso dire quanto costa nel mio studio. 110, poi ci sono, se ne fanno 3, ci sono anche delle agevolazioni, quindi si può scendere, ecco, un pochino. Questo per avere dura dai 40 minuti a un'ora. Oh, perfetto, così abbiamo un'idea un po' sulla, sì, tipologia, la cifra e anche il tempo, che è importante. Certo. Ecco, siamo giunti quasi in conclusione. Errori, più che errori, una sua visione futura riguardo il futuro, l'evoluzione dell'idrocolon. Veramente io lo faccio da 20 anni, quindi l'evoluzione l'ho già vista. Oggi le persone sono sempre più attente al proprio benessere, perché si spendono tanti soldi, ma se si spendono dei soldi per il proprio benessere vuol dire non averli spesi ma averli investiti sulla salute. Quindi prima vedevo che c'erano anche più donne e gli uomini erano un po' più restii, oggi invece vedo che anche gli uomini cominciano ad avvicinarsi, soprattutto si sono anche già avvicinati rispetto a prima, perché comunque l'uomo ha sempre un po' più paura. Ecco, però stiamo capendo, insomma, ci metto anche io, che è importante prendersi cura, sì, di se stessi, ma c'è anche un messaggio dietro a tutto questo, non solo nell'ambito estetico, bellezza, al come apparire, perché no, la bellezza vera è quella che parte dal fattore organico, dalla nostra, dal prenderci cura di noi stessi, dei nostri organi, in tal senso anche rientra l'idrocolon, e quindi poi tutto il resto viene di conseguenza. Sì, ma già aumenta, con la pulizia aumenta il sistema immunitario. Assolutamente. La difesa. Ecco, e in quindi, questo periodo ne abbiamo veramente tanto bisogno. Apriamo e chiudiamo parentesi e sappiamo tutti perché. Dottoressa, prima di salutarci però un'ulteriore considerazione, un ringraziamento magari che vuole fare a qualcuno all'interno della nostra rubrica, prima di avviarci ai contatti. E io vorrei salutare tutti e ringraziare tutti, questa non è la prima volta che vengo da voi, siete gentilissimi e vi ringrazio molto per questa opportunità che date, anche per me un modo di far conoscere una tecnica che è antica ma che ancora non sempre è attuale, non muore, sì, mai, insomma, attuale, anche, sì, in futuro avrà la sua validità. Grazie a lei di aver dato un consistente e prezioso contributo all'interno della nostra rubrica, di aver accolto il nostro invito, è stato un vero piacere. Prima di salutarci passiamo ai contatti, il 335-6296-864 è il numero di cellulare della dottoressa Giovanna Orlando, l'indirizzo dello studio, Viale Guglielmo Marconi 614, Roma.
Facebook Scuola di Naturopatia Genesis e il sito web scuoladinaturopatiagenesis.net. Due strumenti molto efficaci, una pagina Facebook piena di foto e descrizioni sempre aggiornate, mettete tanti like, mi piace, mi raccomando, condividete e fate girare, un sito web molto chiaro perché presenta un home page e comunque delle pagine ricche di contenuti, insomma costruito ad hoc. E abbiamo anche il canale YouTube di rinforzo Naturopatia Genesis con ulteriori clip a riguardo di tutto il suo lavoro, la sua attività. L'indirizzo email genesisorlando@tiscali.it. Un saluto e un ringraziamento ancora alla dottoressa Giovanna Orlando. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, grazie. Grazie a lei.